Dodicesima puntata del Pallone sotto l'ombrellone, l'ultima prima della pausa ferragostana. Stasera parleremo dei gironi che vanno piano piano componendosi, altri ripescaggi avvenuti proprio quest'oggi in seconda categoria e tanto tanto calcio mercato, due collegamenti telefonici molto importanti, il solito minuto di apnea finale, ma adesso andiamo a presentare immediatamente gli ospiti di questa sera. Alla mia destra parliamo di seconda categoria, due ospiti di questo campionato, il direttore sportivo del Cortino Calcio, Davide Gentili. Buonasera, buonasera Davide. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito al primo anno in questo nuovo ruolo. Avremo modo con Davide di spulciare il mercato e le nuove ambizioni del Cortino. Alla destra di Davide un presidente che ormai si è fatto conoscere in questi anni, sta facendo benissimo con il suo Lions Villa e quest'anno riparte sempre più in maniera ambiziosa. Sto parlando di Massimo Mantini, presidente appunto del Lions Villa. Buonasera, buonasera. Buonasera presidente. Allora, dicevo, giornata importante perché è avvenuta un 5 di pescaggio, se non mi sbaglio, ancora in seconda categoria. Una di queste squadre è la Teramana United Piane, squadra di Castiglione Valfino. È stato ufficializzato anche il girone di prima categoria che, come avevamo da qualche settimana anticipato, per la prima volta avrà un girone di sole teramane, quindi le teramane di prima finiscono tutte nello stesso raggruppamento. Abbiamo anche alcune notizie che riguardano, si è parlato tanto nelle ultime ore di vicissitudini che riguardano il nuovo Real 3C Atria. Abbiamo contattato gli alti vertici di questa società, pare che tutto sia rientrato, per cui si va avanti con mister Reitano con buone speranze per la stagione. Avremo anche, grazie al collegamento telefonico che faremo a breve con Roberto Marchione, giornalista di Abruzzo Calcio Dilettanti e del Centro, sviluppi sul mercato del Fontanella. L'avevo anticipato lunedì, è una delle squadre che si è mossa in maniera più nascosta. Stasera sveleremo anche i movimenti di questa società, ma tanto tanto altro ancora. Ora iniziamo il nostro discorso con i due ospiti, partendo da Davide Gentili. Due squadre, poi sia il Cortino che il Lions Villa, entrambe che lo scorso anno hanno sfiorato, quantomeno il Cortino ci è andato molto vicino perché è arrivato alla finale playoff, il Lions Villa per questioni di punti non è rientrato nel lotto delle squadre che hanno disputato i playoff, comunque già un campionato molto importante lo scorso anno. Adesso l'obiettivo delle due formazioni è sicuramente quello di migliorarsi, ma non è facile. Davide. Certo. Beh, è vero, l'anno scorso siamo andati molto vicini alla promozione in prima, sappiamo tutti una punizione lì al 90° del Castagneto. Quest'anno ripartiamo da un gruppo che la base, cioè che quella dell'anno scorso, che è molto solido e molto forte, la società è molto solida e abbiamo deciso di intervenire sul mercato facendo dei colpi mirati, quindi mettendo dei colpi bellissimi in attacco, quindi un tridente offensivo molto prolifico, e facendo anche un colpo in difesa. Abbiamo anche altre trattative in corso che, ecco, possiamo anche annunciarle, nel senso, sì, adesso poi avremo anche, sì, grazie al contributo della grafica curata come sempre dal nostro Andrea Spaziani, saluto anche Pietro Baldassarre in regia, andremo più in profondità con tutto, certo, quello che è stato il vostro mercato. Ti volevo chiedere adesso a livello personale, per te la prima esperienza, tu, certo, vieni dal mondo del basket, certo, tanti anni di militanza nel glorioso Campli Basket, certo, quindi come mai questa scelta? Quali sono i tuoi pensieri in questa estate di grandi sconvolgimenti nella tua vita, certo, sportiva? Diciamo, diciamo che dopo tanti anni di inattività, così possiamo dire, ho deciso di tornare nel mondo dello sport, principalmente nel Cortino, perché vabbè, sono spesso molti, cioè sono quasi tutti amici, in particolar modo c'è il capitano che è mio cognato, ma mi ha sempre parlato benissimo di questa squadra, tanti amici, sono andato lì a vedere la finale con il Castagnetti.
Agrigneto e proprio in quell'occasione mi sono proprio innamorato ancora di più di questa squadra. Mi è scattata una molla d'amore, e ho deciso di dare il mio contributo, anche perché la società è solida, è una delle più antiche, diciamo, il Cortino, la matricola antica, la sua è solida, la squadra c'è, e ho deciso di dare il mio supporto per cercare di andare, di scavallare la seconda categoria e andare in prima categoria. Grazie, grazie Davide. Andiamo adesso a dare il benvenuto al presidente Massimo Mantini. Dicevo, stesso discorso valido anche per voi, come ho fatto per il Cortino. Voi ci avete veramente, siete andati vicino, perché avete fatto tanti punti, quinta posizione. Non so se era aspettata, insomma, la prestazione dello scorso anno. Comunque la squadra era già importante, quella che avevate. Terza squadra di Montorio, ricordiamo, Lions Villa, Leognano. Beh, era il primo anno, insomma, di seconda categoria, quindi abbiamo dovuto pagare lo scotto del primo anno in seconda. Certo, la squadra dell'anno scorso era già, secondo noi, una buona squadra. L'attacco soprattutto era un ottimo attacco. L'hanno fatto molto prolifico. Sì, molto molto prolifico. Quest'anno abbiamo cercato di migliorare anche l'attacco, quindi abbiamo fatto già un buon acquisto davanti, insieme già agli attaccanti che avevamo. Soprattutto abbiamo lasciato la stessa rosa dell'anno scorso, non è andato via nessuno, tutti i ragazzi sono rimasti, tutti quanti hanno sposato il progetto del Lions Villa, che è quello inizialmente, da quando iniziamo la terza categoria, era quello il nostro progetto, è quello di arrivare in prima categoria. Da lì poi ripartire probabilmente per qualcos'altro, poi vedremo, insomma. Il nostro obiettivo principale era quello di arrivare in prima. Quest'anno ce la stiamo mettendo tutta, vediamo, abbiamo fatto il nuovo acquisto in attacco, abbiamo rinforzato leggermente la difesa, a centrocampo, diciamo, la squadra l'abbiamo già assodata, l'abbiamo assodata da tempo. Avete il cambiato mister, il condottiero? Sì, però. Abbiamo cambiato il mister. È arrivato Di Tommaso, sì, un tecnico esperto che ha fatto, certo, molto bene negli ultimi anni. Certo. Mario Foglia, il vecchio mister degli anni passati, è stato con noi 2 anni e mezzo e ci ha aiutato tantissimo, perché noi venivamo proprio dall'amatoriale, quindi sai, in amatoriale il calcio è molto molto diverso, insomma. E Mario, con la sua esperienza, con la sua quadratura, ci ha dato degli begli input per andare avanti. Adesso invece abbiamo cambiato, Mario ha fatto il suo, abbiamo preso Giuseppe, mi è sempre piaciuto, l'ho voluto io personalmente. L'anno scorso lui non lo sa, ma l'ho seguito in un paio di partite, sono andato a vederlo. Cosa ti ha colpito da avversario delle squadre di mister Di Tommaso? Riesce a far giocare bene qualsiasi squadra, noi l'abbiamo incontrato diverse volte, si interza soprattutto, e lui riesce a far giocare bene tutti i giocatori che ha, anche quando le squadre si trovano in difficoltà, anche con altri, diciamo, con i secondari, con gli altri giocatori che non sono sempre, non sono le prime linee. Mi è piaciuto, l'ho voluto, e quest'anno lui ha sposato il nostro progetto, sa certamente quello che noi vogliamo da lui, speriamo che... Quindi l'obiettivo è dichiarato, quello del salto di categoria. La squadra è fatta, nelle intenzioni. Certo, la squadra è fatta bene. Il pallone poi è rotondo, speriamo che... Quindi questo un po' vi accomuna, insomma, certo, la spregiudicatezza e la sincerità, certo, che poi molti magari dietro le quinte dicono i reali obiettivi, ma pubblicamente preferiscono essere un po' più abbottonati. Certo. Ma, sì. L'anno scorso volevamo far bene, ci siamo riusciti, siamo arrivati quinti, abbiamo sfiorato i playoff proprio di pochissimo, abbiamo migliorato lì dove, oltre all'attacco, anche dove mancavano alcuni pezzi, centrocampo e difesa, dove ci è mancato qualcosina. Speriamo che quest'anno miglioreremo, anzi ne sono sicuro. Allora, avremo tra un attimo modo di ampliare il discorso andando a vedere i vostri acquisti, le vostre rose e anche un po' tutto il lotto delle squadre di seconda categoria. Mentre io volevo dare anche questi accoppiamenti del primo turno di Coppa Abruzzo, invito la regia a chiamare quando vuole il primo ospite telefonico, che è Roberto Marchione, giornalista, come dicevo prima. Cortino non c'è in Coppa Abruzzo, no, vero? Scelta tecnica. Andiamo direttamente con la collaborazione. Sì, a volte inizia magari
bisogna adattare anche la preparazione e tutto certo. Il discorso dell'inizio dell'attività alla luce delle varie competizioni. Sono alcune squadre che decidono di non partire, invece il Lions Villa saprà sicuramente che è stato accoppiato con l'Insula. Insula Calcio, sì. Quindi bello accoppiamento che vi soddisfa, Presidente? Sì, un buon accoppiamento. Ma andiamo con l'Insula. Pensavamo che, visto la vicinanza, ci mettevano col Montaurei, che Alba Montaurei. Sarebbe stato un derby ancora. Ancora, però sì, la prenderemo come un buon allenamento, perché insomma cercheremo la preparazione. Noi iniziamo il 20 agosto, il 2 settembre insomma è molto vicino. Eh sì, le altre al volo, gli altri accoppiamenti: Arsita Bisenti, Calcio Atri Casoli, Campri Prone Pezzano, Casemolino Real Castellalto, Castiglione Valfino, Villa Bozza Montefino, Cellino Alba Montarei, Favale Alba Tortoreto, Gagari Miano, Poggese Varano, San Nicolese Torricella, Scerne Giulianova Annunziate, USA Corropoli, Atletico Lempa. Questo è il primo turno di Coppa Abruzzo, andata a 2 settembre, ritorno il 9. Dovrebbe essere pronto, se non vado errato, il primo intervento telefonico con il caro collega Roberto Marchione, giornalista di Abruzzo Calcio Dilettanti e del Centro. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti, salve, ciao Angelo. Buonasera Roberto, ti abbiamo disturbato anche in piene ferie d'agosto, perché è prezioso il tuo contributo. Si stanno giocando tante amichevoli, soprattutto che riguardano squadre di eccellenza e promozione, campionati che hanno già in gran parte completato le rose, ma non vogliamo mai assolutamente tralasciare, sono tanti i tifosi di queste squadre. So che tu sei un attento osservatore, per cui ti abbiamo subito chiamato, innanzitutto per sapere come stai vedendo queste squadre, e poi come al solito se ci puoi dire qualche novità di mercato, che è il nostro fiore all'occhiello di questa trasmissione. Ah, guarda, diciamo che sono ancora chiaramente le prime amichevoli, quindi come giustamente immagini, ancora non tutte le squadre sono al completo, nel senso, anche se hanno fatto gli acquisti, però ecco, magari qualcuna sta più ancora un po' imballata, qualcun'altra, i più giovani magari sono al lavoro, quindi ancora non riescono a presentarsi al completo le sfide, però ecco, le prime indicazioni già si possono avere, ma che sono alla fine indicazioni che un po' si pensava. Per esempio, proprio ieri ho seguito un po' sia Mutignano a Questapone con la vittoria della Questapone 4-3, e sia Fontanelle Ponteomano, dove si è imposto il Fontanelle per 2-0. Risultato un po' a sorpresa questo. Sì, risultato un po' a sorpresa, anche se ecco, il Ponteomano mi è sembrato ancora un po', a parte prescindere che non era ancora al completo, è sembrato che avesse ancora un po' le gambe pesanti dalla preparazione, quindi sicuramente avrà tutto il tempo per recuperare e raggiungere l'obiettivo stagionale di salvarsi il prima possibile e poi chiaramente cercare di fare il meglio possibile in eccellenza. Mentre ecco, di contraltare, il Fontanelle ha dimostrato che, anche se la dirigenza come al solito cerca sempre di tenere un profilo basso e chiaramente vuole come primo obiettivo stagionale sempre mantenere la categoria, però a mio avviso quest'anno, per chiaramente parere personale, il Fontanelle sarà una delle squadre da battere. Ha messo su veramente un'ottima rosa col nuovo allenatore Diego Beni, che è alla sua prima esperienza, ma come ben sappiamo solo sulla carta, in quanto sono almeno 2 anni che Diego fa praticamente una sorta di secondo allenatore in campo, quindi è già esperto del ruolo, si è calato benissimo nella parte. Ieri ho visto un Fontanelle che gioca veramente bene contro il Ponteomano. Ci puoi dire, Roberto, a riguardo i nomi che li hanno tenuti nascosti per tanto tempo, adesso con le prime amichevoli si possono un po' uscire allo scoperto con tante novità che ha questo Fontanelle? Sì, infatti stavo arrivando proprio lì e ha messo in mostra subito i suoi nuovi acquisti, ieri Fontanelle, anche se qualcuno ancora mancava veramente, a dire la verità. Comunque sia, a prescindere, ecco, una cosa da dire: è confermato Meneguzzi a Fontanelle, che già è una grande conferma,
il ragazzo ancora non è tornato al Brasile, ma tornerà a giorni e comunque giocherà anche la prossima stagione a Fontanelle, e con lui andranno a comporre quello che secondo me, se non è il miglior attacco del campionato, ci siamo molto vicini. Gli si affiancheranno i nuovi arrivi a Dazzi dal Mociano, ci sarà Montiel, che è un attaccante argentino di 25 anni, Fernando Montiel, che ieri ho visto veramente bene, e sarà veramente dura togliergli il posto anche per due attaccanti forti come Dazzi e Menegussi, quindi Diego Beni avrà un'ampia scelta. È anche abbastanza forte, che può giocare anche a centrocampo con una buona spinta offensiva, il portoghese Gibi, che è un, se non sbaglio, è un classe 2000, quindi anche questo qua, e anche lui in rete insieme a Montiel ieri contro il Ponte Omano, veramente un buon attaccante. E non finiscono qua gli arrivi per il Fontanelle, che si è molto rinnovato. Altri arrivi importanti anche a centrocampo, dove è arrivato Keivan Ferretti, e è arrivato Olivieri dal piano della Lente, e anche questo secondo me è un ottimo acquisto, e con loro è arrivato anche il 99 Dezzi, che ha già fatto anche l'anno scorso un buon campionato. Novità anche in difesa con i giovani Maldè, Pistilli e Fanelli, mentre come titolari a sostituire la coppia centrale l'anno scorso, Giancaglione e Intellini, ci saranno, o ci dovrebbero essere, Davide Alessandroni e Pinto. Però c'è un problema, il problema è che Pinto proprio negli ultimi giorni di allenamento si è infortunato, e dalle prime ipotesi lo stop potrebbe essere abbastanza lungo, si parla addirittura che potrebbe essere tra i 30 e i 60 giorni di stop, e quindi il Fontanelle, ecco, sta valutando, potrebbe correre ai ripari. Esattamente, il Fontanelle adesso sta valutando, sta aspettando i risultati definitivi dell'ecografia per vedere se c'è bisogno di tornare sul mercato per un altro difensore, ce ne sono già un paio in prova. Io penso che comunque il mercato del Fontanelle sia chiuso qui, ed è un signor mercato, secondo me. Al massimo, ripeto, al massimo ci sarà un difensore in sostituzione di Pinto e forse un centrocampista da aggiungere alla rosa dei centrocampisti, appunto. Perfetto, perfetto Roberto. Mi erano arrivate voci da Atri, un minuto solo. Penso sì, però, che ho detto all'inizio della trasmissione, che queste voci su malintesi e comunque problemi tra la guida tecnica e la società sono rientrati, ecco, da quello che so io, insomma, ho contattato i vertici di società, dovrebbero essere rientrati. Sì, c'erano state alcune problematiche ieri, una differenza di vedute, mister Reitano naturalmente è un mister serio che ha fatto il suo dovere, il suo lavoro, ha detto quello che c'era da dire, si è messo in discussione, però pare, ecco, che sia, come dici tu, che sia rientrato tutto. Comunque aspettiamo le prossime ore per dare delle notizie un po' più definitive, e comunque sia, ecco, l'Atria e in corsa sta cercando di fare i movimenti di mercato per cercare, chiaramente l'obiettivo stagionale sarà la salvezza. Ti do un'altra notizia che mi è arrivata proprio oggi pomeriggio, non so se sai già anche tu qualcosa, dei primi movimenti a Tossicia. No. Allora, a Tossicia sono sicuramente confermati, e sono conferme importanti, che chiaramente ci sono state anche partenze importanti, come sappiamo, perché sono partiti D'Amico in direzione Piano della Lente, il difensore D'Amico, ed è partito anche De Angelis, anche lui in direzione Piano della Lente. Sono due partenze importanti, però è importante anche le riconferme, perché è stato riconfermato il portiere Bartolomei, è stato riconfermato il difensore Alex Melchiorre, ed è stato riconfermato anche il capitano Davide Cosmi. Oltre a questi, per il momento ufficiali sono due acquisti, che sono quelli di Manuel Pierleoni, che l'hanno un centrocampista offensivo, seconda punta, che l'anno scorso nella seconda parte di stagione ha giocato a Notaresco, e altro acquisto ufficiale è quello di Iervella, che è una punta classe 2000 prelevata dal San Nicolò. Probabilmente l'attacco del Tossicia l'anno prossimo sarà proprio composto da Iervella e Pierleoni. Il vicepresidente Mario Finizio, il DS Nando Timoteo, stanno lavorando per completare la squadra,
stanno contattando altri fuori quota e credo che entro 3-4 giorni ufficializzeranno il resto della rosa. Ci sono molti giocatori in trattativa quasi d'arrivo, credo un paio per ogni ruolo più qualche fuori quota. Grazie Roberto, grazie Roberto, buone vacanze, preziosissimo come sempre il tuo contributo, buona serata. Arrivederci, ciao a tutti, buonasera. Presidente, quando ho sentito Tossicia, un'altra squadra del vostro territorio, della zona... Hanno perso De Angelis, hanno perso De Angelis. Però ogni anno riescono in qualche modo a trovare... Ma De Angelis è un giocatore, io l'ho visto una partita sola, infatti sì, lui ha fatto il girone di ritorno, ha fatto 26 gol, se non mi ricordo, se non vado errato, sì. Solo al ritorno, perché lui ha iniziato dopo. Secondo me è una grave perdita. Sicuramente. È un buon acquisto per il piano lente, se non vado errato. Sì, che ha acquistato lui e De Gidio, ex Virtus Teramo, quindi abbiamo parlato ampiamente lunedì scorso. Allora, nei minuti che ci separano dal stacco pubblicitario, andiamo a sviscerare le squadre del Cortino e del Lions Villa, poi se non abbiamo tempo possiamo continuare anche nella seconda parte. Ecco, questa è la rosa che il DS ci ha mandato negli scorsi giorni, tanti giocatori, alcuni volti nuovi, commentaceli tu Davide. Diciamo che in difesa c'è Mirko Furi, che è un ottimo difensore, grande esperienza, un uomo che ha fatto sempre playoff, è stato un grande acquisto secondo me nel pacchetto difensivo. Stiamo trattando un altro terzino sinistro, a centrocampo al momento sono gli stessi dell'anno passato, hanno fatto molto bene, nonché anche Mirko 40, capocannoniere del Cortino con 13 gol, premiato nella top 11, Silvio Casimirri va bene, diciamo il mio capitano, quindi top. E poi diciamo Marco Sciascera, che è un'istituzione lui, all'interno sì. del Cortino. Per quanto riguarda invece gli attaccanti, è praticamente quasi tutto rivoluzionato, sono rimasti Nando e Paolo Cassini, e il resto sono tre giocatori nuovi, tutti e tre della prima categoria, perché abbiamo Palumbo come punta centrale, direttamente dal Varano in prima, quindi Gigi Grondona, esterno sinistro d'attacco dalla prima categoria del Varano, e poi Aldo Falconi, sempre dalla prima categoria del Torricella, ottimo. Come hai convinto questi ragazzi a venire a Cortina? Sicuramente con un grande progetto, con un grande rapporto umano. Mi sono basato la prima cosa sul gruppo, perché la cosa più importante è che fa vincere secondo me un campionato, o comunque la cosa che vince alla fine è sempre il gruppo, lo spirito del gruppo, e il Cortino su questo penso sia veramente un portento, nel senso perché hanno un gruppo veramente fenomenale. La società è una società solida, fatta da un grande mister, nonché il primo tifoso del Cortino, un grande presidente e tutti quelli che fanno parte della dirigenza. E poi quello che ha convinto è stato il progetto. Quest'anno abbiamo cercato di applicare tante cosette nuove nella seconda categoria, anche all'interno dello spogliatoio, una sede nuova, tante piccole cose che alla fine fanno la differenza. Poi giocherete al campo della Cona, anche un grandissimo campo, per un bell'impianto per la seconda categoria, e anche questo ha fatto la differenza anche quando parli con un giocatore, perché comunque nella scelta anche questo fa la differenza. Comunque. L'inizio previsto per... L'inizio della preparazione è il 23 agosto, diciamo 23-24, 25-26 si salta e poi... Vi fate 27. Riposare insomma, adesso... Due giorni e poi si riparte... Per l'agosto tranquillo, sì, e poi con calma si ricomincia, si rituffa, e ovviamente la nostra rosa poi non è finita qui, perché abbiamo anche altri colpi insomma. In quali zone del campo? Terzino sinistro, diciamo che per questo terzino sinistro dobbiamo aspettare prima di annunciarlo fine agosto. Abbiamo una situazione, siamo a buon punto, Riccardo Scarpone del Paterno Tofo come terzino sinistro, e poi diciamo è quasi fatta al 99%, diciamo così, per Luca Villa
nonché grande centrocampista del Nepezzano, anche lui della prima categoria, quindi andiamo tutti i giocatori di prima, quindi andiamo a rinforzare. Ho visto preoccupato l'avversario amico Massimo Mantini. Vabbè, ma Massimo non ha nulla da temere, perché lui è un grande presidente e ha una bellissima rosa, nonché una bellissima squadra. Però è normale che si preannuncia la sfida Lions Cortina 4-5, 4 pari, insomma. È normale che sarà una sfida spettacolare. Nel senso che è paragonato insomma al Lions, che mi fa molto piacere, perché comunque è una bellissima realtà, bellissima rosa, bellissima squadra. Però è normale che noi cerchiamo di mettere in campo delle pedine, le migliori pedine che possiamo mettere. Secondo me, con questa aggiunta di questi due, anche soltanto mi accontento anche soltanto del centrocampista, perché è veramente veramente in gamba, veramente forte. Sicuramente. Allora, andiamo adesso a vederci gli acquisti. Non sono tanti quelli del Lions Villa, perché poi la squadra, il blocco è stato confermato ed era già molto molto valido. Del Lions Villa, eccoli qua, parliamo di Luca Triponi, Remo Zacchei, Matteo D'Agostino, Gabriele Saputelli e Giuseppe Di Tommaso. Presidente. Sì, infatti la rosa era già, secondo noi, era già buona l'anno scorso. L'abbiamo rinforzata in alcuni punti. Diciamo che Gabriele Saputelli è un ritorno, cioè lui era un nostro giocatore, poi ha fatto una stagione a Casemolino e adesso ritorna con noi. Il nostro acquisto principale è Luca Triponi, chiaramente, che anche lui viene dal Nepezzano, scorso ha giocato dal Nepezzano in prima categoria, l'avevamo trattato già l'anno scorso, non era potuto venire con noi per alcune motivazioni, insomma era già nell'aria dall'annata precedente. È un lusso anche esatto. Perché poi è un ragazzo giovane ancora. No? Sì, è molto giovane, secondo me come dovrebbe fare parecchi gol, insomma, ecco, dovrebbe in seconda categoria dovrebbe fare veramente la differenza. Speriamo, insomma, perché lui è un buon giocatore. La rosa comunque è conclusa, non pensiamo di fare nuovi acquisti, abbiamo dei ragazzi che si sono avvicinati, verranno con noi anche alcuni ragazzi giovani, 97, 98, 99, ne abbiamo alcuni, comunque la rosa è sempre la stessa oramai dall'amatoriale, quindi la squadra è rimasta sempre, il blocco è sempre lo stesso. Quello è un bel punto. Quest'anno a favore. Abbiamo perso il capitano, per età ha voluto abbandonare, Armando Alfonsi non ha voluto più proseguire, si andrà a divertire in amatoriale, insomma, ha superato l'età e ha voluto smettere. Comunque anche il Cortino, insomma, una bella squadra. Noi, sì, poi dopo sì. Vi chiederò un giudizio l'una dell'altra. Andiamoci a vedere due messaggi già che sono arrivati al 368 80 11 328. Non avevo dato all'inizio il numero per intervenire in diretta. Auguro il meglio al nuovo DS del Cortino, Davide Gentili. Quindi grazie. Arrivano i primi in bocca al lupo. Facciamo anche noi per questo nuovo incarico di Davide. Buonasera, volevo chiedere al DS Gentili se è stato facile convincere a rimanere il centrocampista Mirko 40 nonostante numerose richieste da categorie superiori. Grazie. Questo noi sottoscriviamo, perché è vero, Mirko aveva tantissime richieste. Ti ho chiesto la difficoltà nell'andare a prendere i giocatori degli altri, ma giustamente il nostro telespettatore. Diciamo che il nostro primo mercato è stato fatto sui giocatori comunque del Cortino, perché la prima cosa che si deve fare alla fine dell'anno è la riconferma dei pezzi da 90 della nostra squadra, e Mirko è uno di questi, anche perché i numeri parlano a suo favore, nel senso 13 gol nonostante sia un centrocampista. È stato facile? Assolutamente no, perché innanzitutto è normale che l'amicizia gioca molto a suo favore, a nostro favore per il gruppo, però è normale che quest'anno abbiamo fatto un progetto anche nei confronti di Mirko, perché secondo me se lo merita veramente tanto come giocatore. Grazie Davide, poi chiederò al ritorno a pubblicità qual è stato il giocatore più corteggiato del Lions Villa, ma qualche sospetto ce l'ho. Torniamo tra pochi minuti al rientro, il secondo collegamento telefonico con l'avvocato Antonio Paolussi, procuratore dei giovani più interessanti del dilettantismo abruzzese, le squadre dei sogni dei nostri ospiti e alla fine il minuto di apnea. Tra poco.
Seconda parte del pallone sotto l'ombrellone, 12esima puntata, siamo al 9 agosto, ci fermeremo una settimana per poi riprendere con le ultime due puntate in compagnia del DS del Cortino Davide Gentili e con il presidente del Lions Villa Massimo Mantini. Ricordo il numero per interagire in diretta, lo vedete in sovrimpressione, il numero WhatsApp 368 80 11 328. Do anche notizia delle altre sfide. Già Roberto Marchione ha detto due risultati delle tante amichevoli giocate ieri, ha parlato di Mutignano a Costapone finita 3-4, Fontanelle Ponte Romano finita 2-0. Si sono giocate ieri anche Castelnuovo SN Notaresco 2-2, Miternina Montori 88-1-1, Borgo Santa Maria Rosetana finita 1-3, Nereto Pineto un po' a sorpresa 1-0, vola la squadra di mister Di Serafino con una squadra di categoria superiore, Martinsicuro Real Giulianova 2-3, Nuova Sant'Egidiese Torrese 0-2, e adesso si sta giocando anche al Adriatica Santomelo, se avete informazioni in diretta la accogliamo con grande favore. Ma ora torniamo con il discorso, avevo una domanda strozzata per il presidente del Lions Villa, il giocatore vostro più corteggiato in estate? Come sempre, come tutti gli anni, è il solito Di Fazio, perché con i suoi, quest'anno ha fatto 26 gol, mi sembra, 26 gol, l'anno passato ne ha fatto oltre 30, sì, titoli giornalistici e quant'altro. Ce lo chiedono in tanti, ogni anno, dalle eccellenze, promozioni, prime categorie, lo richiedono in tanti, insomma, quest'anno una promozione lo voleva fortemente. Ma lui è innamorato dei Lions Villa e rimane con noi per il momento. Per quest'anno rimane con noi. L'età di Gianluca? Gianluca ha 25 anni. Quindi avrebbe ancora prospettiva, cioè un amore forte per il Lions. Sì, è innamorato dei Lions, vuole rimanere con noi. Okay. Vediamo quest'anno, ma un altro anno sarà veramente dura, penso. Allora, almeno magari una vittoria insieme, il salto in prima potrebbe avvicinarlo alle categorie più consone. Lui è di Pescara, quindi è di, se ha una richiesta insomma di una squadra della zona, sulla zona, preferirebbe insomma riavvicinarsi. Certo. Lui ha fatto una scelta di calcio ma anche di lavoro, perciò si è spostato nella nostra zona. Per il momento sta bene qui, poi ma tra anno vedremo. Ci penseremo. Sì. Allora Pietro, se abbiamo pronta la grafica delle squadre che cambiano di puntata in puntata di seconda categoria, perché oggi, dicevo, in apertura è avvenuto un altro ripescaggio che è quello delle United Piane, perché la federazione, sapete, aveva riaperto i termini. Ora, se non ho contato male, siamo a 20 squadre teramane, sì. Ma con i conti fatti anche lunedì scorso dovrebbero essere 5 gironi da 16, per cui sono 4 squadre che non saranno presumibilmente dentro questo raggruppamento. Voi che conti vi siete fatti? Qual è la vostra idea, presidente e direttore sportivo? Ma l'idea per noi sarebbe meglio insomma fare il girone teramano, evitare le trasferte dello scorso anno aquilane, insomma i costi ne abbiamo avuti tantissimi. Quest'anno speriamo che ci mettano nel girone di Teramo, forse potrebbero spostare, diciamo, le squadre più vicino al Pescarese, spostare nel Pescarese. Speriamo, perché insomma per noi piccole società affrontare quei costi lo scorso anno è stata dura. È stata veramente dura, sì, è stata dura. Punto di vista del Cortino? Beh, dal punto di vista dei costi do pienamente ragione al presidente, perché è importante. È chiaro che a tutti fa piacere stare nel girone teramano, sia per un discorso di costi sia per un discorso di spostamenti, nel senso che, e poi stare nel girone teramano vuol dire anche confrontarsi con le squadre del teramano, quindi nel nostro territorio, quindi è molto più bello, secondo me. Sì, e poi magari torneremo su questa grafica tra un po'. Voglio chiedere anche un parere ai due ospiti sulle altre squadre, su chi temono, su chi magari si è attrezzato maggiormente. Ma adesso è il momento delle squadre dei sogni, momento leggero, un momento in cui ci vogliamo anche divertire con le scelte che hanno fatto Davide e il presidente Massimo Mantini. Iniziamo da quella di Pietro, puoi scegliere tu.
Eccola qui, iniziamo da quella del qui vicino a me, Davide Gentili. Davide, vabbè, io... scelte dettate da cosa? Vabbè, dal cuore, nel senso che comunque per me, essendo la prima esperienza, il primo anno, non ho una grande conoscenza di giocatori. Adesso, rispetto a 2 mesi fa, un po' di più. Però è normale che io ho deciso di mettere, almeno per quest'anno, la squadra dei sogni che riguarda, insomma... Sì, la squadra dei sogni del Cortino, che comunque ho messo lì la base solida dell'anno scorso, per il quale hanno, diciamo, sono quasi andati in prima categoria, aggiungendo ovviamente il parco attacco, che sono 3 acquisti che... Li sento quasi miei, perché Palumbo al 50%, in quanto era stato già preannunciato, visionato, già era quasi fatta, diciamo. Poi io ho semplicemente formalizzato, mentre per quanto riguarda sia Grondona, sia Falconi e Mirko Furi, eventualmente gli altri due, per me li sento un pochettino sempre condivisi con la squadra e con la società, però me li sento più miei. Cioè, che difesa è questa, Davide? Sicuramente è una difesa solida, una difesa che comunque la cosa che fa più piacere è quando ci sono anche diciamo una rosa in cui tutti potrebbero essere titolari, anche perché il mister ci tiene tanto a questa cosa, dove non parte con i titolari ma bensì sono tutti ipotetici titolari. Poi ovviamente, come tutte le cose, deve parlare il campo. È una squadra sicuramente la definirei combattiva, nel senso che non, la parola d'ordine è vietato mollare e mangiare l'avversario. Fondamentalmente questa è la cosa che accomuna di più un po' tutti i ragazzi in campo e fuori, fondamentalmente. Sì, poi a centrocampo c'è la testa di Sciascera e tanta corsa e qualità, certo, ai suoi fianchi. Ai suoi fianchi troviamo, vabbè, 40, che tanti gol, 40, insomma, tanti gol, non ha bisogno di presentazione. Diciamo che con l'innesto, ecco, ripeto, anche di quest'altro centrocampista che abbiamo preannunciato, sarà un bellissimo centrocampo, una bellissima concorrenza. Diciamo che il centrocampo è cuore, testa e piedi, gol e piedi, e l'attacco, ovviamente. L'attacco dovrà fare un bel lavoro mister Tiberi, che salutiamo. Esattamente, da anche perché anche all'attacco io ho messo i tre, ma realmente c'è, cioè, Cassini Paolo, che comunque Paolo è comunque un Nando che, diciamo, che è l'emblema anche lui del Cortino, insomma. Sì, questi sono i colpi che, insomma, il tifoso, anche il direttore sportivo, vorrebbe sempre vedere in campo, anche a livello così emotivo. Però, beh, diciamo che rispetto all'anno scorso la rosa, diciamo, è più ampia e sicuramente più competitiva, questo sicuramente, anche se la base forte secondo me già c'è, però è normale che c'è stato qualche colpo bello, insomma, che abbia potuto rinforzare notevolmente la rosa. Quindi squadra dei sogni di Davide Gentili a tinte rosso-blu, certo. Andiamoci a vedere quella di Massimo Mantini, anche questa, se non mi sbaglio, qualcosina di casa ce l'ha, però ti sei allargato quantomeno in qualche uomo, vero Presidente? Sì, diciamo, avendo visto, diciamo, il campionato, avendo seguito tutte le partite l'anno scorso del campionato di seconda, ho aggiunto alcuni, diciamo, ragazzi che mi sono piaciuti di più l'anno scorso. Ecco, Di Usagno era dell'Ornano, quest'anno mi sembra che è andato in terza categoria. È sceso con Cerchiara, con i suoi amici. Vabbè, Luppelli è già il nostro giocatore. Abbiamo aggiunto Barani e Real Castelnuovo. Io sono innamorato dei miei, quindi Manente, Di Stefano, Di Fazio, Triponi, Zacchei. C'è Micolucci anche del Real Castelnuovo. Sì, anche Micolucci, perché secondo me sono degli ottimi giocatori. Quindi, insomma, è una dichiarazione per il futuro, che, insomma, vediamo. Tenere il telefono vicino, sì, che potrebbe arrivare una chiamata. Non sono stati assolutamente contattati, perché loro stanno bene nella loro società, insomma. Però sono giocatori che l'anno scorso, ho visto, mi sono piaciuti veramente, veramente tanto. Perfetto. Quindi due squadre dei sogni molto vicine alle vostre squadre, sì, come chiaramente era ipotizzabile. Pietro, se è pronto possiamo collegarci con il secondo ospite. Dicevo che è un procuratore sportivo, parliamo dell'avvocato Antonio Paoluzzi, che vogliamo disturbare perché in tanti, io non sapevo fino a poche settimane fa, non sapevo che è il procuratore di tanti giovani interessanti del nostro calcio, giocatori del calibro di Rinaldi, un 99 che adesso è finito alla Torrese,
Bellini, 98, anche lui della Torrese, Calderaro, uomo mercato, finito pochi giorni fa al Delfino Flaccoporto, e Arciprete, un 96, che gioca adesso con la maglia del Nereto. Lo vedo collegato, buonasera Avvocato Paoluzzi. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ai telespettatori. Buonasera all'Avvocato Paoluzzi, ringraziamo per questo contributo che ci sarà sicuramente utile per capire come questo mondo, tu hai il piacere e anche l'onore di rappresentare alcuni tra i migliori calciatori giovani del nostro territorio che si affidano alla competenza, all'esperienza professionale di, della tua professione, ma anche tu, se non mi sbaglio, fai parte di un gruppo più ampio, vero Antonio? Sì, sì, faccio parte di un gruppo più ampio, siamo quattro procuratori che abbiamo sia giocatori professionisti che giocatori che a livello dilettante li rappresentiamo in quanto io essendo avvocato, quindi li assisto nella stesura degli accordi economici, specie in Serie D, oppure eventualmente in eccellenza per i rimborsi spese, per la gestione anche eventuale dei 108 e tutto quello che ne consegue da dopo il tesseramento. Sì, quanto è importante una figura come la tua per questi giovani ragazzi che si affacciano in maniera improvvisa al mondo del calcio? Beh, io credo che la nostra figura sia molto importante. Io ripeto, come avvocato assisto i giocatori, anche perché spesso e volentieri i giocatori non conoscono molto bene tutte le dinamiche. Scusami, ma sono in viaggio, quindi purtroppo c'è del rumore da queste parti. Dicevo, nessun problema, no? Purtroppo i giocatori sono spesso e volentieri non conoscono bene i regolamenti e tutto quanto, a volte si rimangono invischiati in alcune cose che non riescono a dipanare. La nostra figura è importante perché seguiamo passo passo il giocatore non soltanto al momento del tesseramento ma anche durante l'anno, diamo un supporto anche legale, non soltanto sportivo. Sì, dicevo, nella tua presentazione assisti dei ragazzi molto importanti, parliamo dei vari Rinaldi, Bellini, Calderaro, Arciprete, che sono stati tutti uomini mercato poi, tra parentesi, in questa fase estiva. Sì, sono giocatori hanno un ottimo profilo, quindi sono giocatori anche ricercati nelle categorie come l'eccellenza, come può essere anche la Serie D, e quindi sono contento perché io in genere vado sui campi a vedermi i giocatori e poi li scelgo personalmente. In questo caso ho scelto dei ragazzi che secondo me hanno delle qualità e delle doti che possono fare la differenza nelle squadre in cui vengono poi schierati. Partire da Calderaro, che è un 98 ex Teramo molto interessante, adesso siamo riusciti a chiudere due giorni fa alla Flacco Pescara. Arciprete, che è un 96, un ottimo attaccante secondo me, purtroppo è stato un po' sfortunato negli ultimi due anni, anche l'anno scorso con un infortunio al ginocchio, però un giocatore sulla rampa di lancio. In più due giovani interessantissimi sono Rinaldi, 99, che è del Teramo, è in prestito alla Torrese. Ha fatto benissimo a Paterno lo scorso anno. Sì, ha fatto un grande campionato a Paterno, è stato il miglior difensore 99 di eccellenza l'anno scorso, classifica della FIGC, perché il primo era Mazzaferro, ma è un 98 attaccante, poi c'era Fabrizi, 98 difensore, come 99 è stato, per cui è arrivato terzo, quindi come 99 è stato il miglior difensore. Grande stagione, il Teramo l'ha voluto tenere con sé, infatti abbiamo sottoscritto l'addestramento tecnico ai primi di luglio, dopodiché è stato girato in prestito perché il ragazzo deve ancora fare esperienza e deve ancora maturare. Abbiamo scelto la Torrese insieme al Teramo perché credo che sia una delle realtà migliori in questo momento della zona e ha fatto una grossa squadra per puntare a vincere il campionato. Stessa cosa riguarda anche Bellini, che l'anno scorso era prima a Giulianova e poi a Martinsicuro, è un attaccante con grandi doti tecniche e atletiche secondo me, che messo in un contesto come può essere la Torrese si può ricavare il suo spazio e può fare la differenza. Sicuramente, sottoscrivo, l'ho visto parecchie volte lo scorso anno Bellini, poi quando è stato chiamato in causa nella seconda parte di stagione ha dato anche il suo importante contributo in zona gol. L'ultima cosa, Antonio, te la voglio chiedere su questo calciomercato degli ultimi mesi in Abruzzo: che piega ha preso, quali squadre sono mosse meglio secondo il tuo avviso? Allora, le squadre secondo me che partono leggermente avvantaggiate rispetto alle altre per poter vincere il campionato in eccellenza sono la Torrese sicuramente, il Chieti ha fatto un grosso mercato, poi c'è il San Buceto,
c'è il Nereto da non sottovalutare perché ha fatto un'ottima squadra, un mix di giovani e giocatori esperti, secondo me può dare del filo d'orcio ad altre squadre. Poi c'è lo spoltore del mister Ronci, che io la metterei sempre fra le almeno le prime 4-5. Un po' dietro le altre abbiamo il Paterno, che quest'anno ha ridimensionato molto, avendo preso la maggior parte dei giocatori a livello locale, e poi c'è stato il Capistrello con quest'ultimo colpo che ha fatto di Aquino due giorni ieri, mi sembra, sì. Anche se non ha operato tantissimo sul mercato, però Aquino è un classico attaccante che può spostare gli equilibri in una stagione. Certo, difficilmente il Capistrello può lottare per il vertice, ma secondo me può fare un ottimo campionato con Mister Iodice per arrivare nella griglia playoff. Sì, ultima cosa, a parte i tuoi ragazzi di cui abbiamo già parlato, quale può essere la sorpresa a livello di calciatori di questa prossima stagione? Giovani, se parliamo di giovani, a me piace molto Mazzaferro della Miternina, che è un giocatore che sono tre anni che si sta confermando a alti livelli. E poi butterei un occhio sul Delfino Flacco, perché ha preso dei giovani interessanti. A me piace moltissimo Di Norcia, il centrocampista che stava alla Miternina, che l'ha preso adesso la Flacco. E poi loro hanno Curri, un giocatore che secondo me è molto bravo, il 99. Un 99 del Celano, l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato di promozione, sono curioso di vederlo in eccellenza, però secondo me ha fatto un grande colpo di prospettiva il Flacco. Potrebbe esplodere, se esplode quest'anno, potrebbe esplodere. La carriera gli si può spalancare a questo ragazzo. Sì, essendo un 99, se fa un buon campionato, non dico di doppia cifra, perché è difficile il primo anno andare in doppia cifra per un attaccante della sua età, però se riesce ad andare in doppia cifra potrebbe fare il salto già l'anno prossimo in Serie D, se non addirittura ancora più su. Grazie, gentilissimo, l'avvocato. Prego. Antonio Paoluzzi, procuratore di alcuni tra i migliori calciatori del panorama regionale. Buona serata e buone vacanze, buona estate. Grazie a voi e buon proseguimento, un saluto agli ospiti studio. Grazie avvocato. Prego. Buona serata. Allora, questo importante contributo c'era utile anche per capire il punto di vista di questi procuratori che noi li sentiamo sempre nel professionismo, ma iniziano a avere il proprio ruolo anche nel dilettantismo, magari non nelle categorie di vostra competenza, ma poco più su, ecco. Basta vincere uno, forse due campionati, che ve li ritrovate negli spogliatoi a vedere le partite. Altro messaggio: di essere gentili, prima esperienza, ma già si denota grande sicurezza. Ha usato la stessa sicurezza anche per convincere nuovi acquisti importanti. Beh, sicuramente una delle cose caratteristiche che forse che mi raffigura un po' la mia personalità, la mia persona, è appunto la sicurezza di quello che vuole la società, di quello che vuole la squadra, di quali sono gli obiettivi, di quali sono gli obiettivi appunto che andiamo a fare durante l'anno, durante il campionato. Sicuramente l'atteggiamento è un mio motto fondamentalmente di vita, quello di dire che l'atteggiamento è una cosa che fa la differenza alla fine di ogni cosa, di un campionato, di un allenamento, di qualsiasi cosa. Quindi l'atteggiamento è quello che forse fa la differenza, anche nella trattativa. Allora, io andrei a vederci nuovamente la grafica di seconda categoria, così ampliamo il discorso anche alle altre squadre e poi partiamo con la raffica di domande finali. Presidente, vedendo adesso qualcuna, come abbiamo detto prima, non ci sarà nel vostro girone, ma vedendo questo lotto di squadre, quali saltano un pochettino all'occhio tra le avversarie di cui bisogna avere maggior rispetto? Alcune, perché eravamo nel girone aquilano, quelle che l'anno scorso hanno fatto bene, diciamo, nel nostro girone, è il Real Castelnuovo, che secondo me è una pretendente, insomma, a vincere il campionato, ma anche la Sim Ponte Romano, anche l'anno scorso aveva un'ottima squadra, insomma. Ma adesso anche, diciamo, anche il Cortino ci mettiamo anche il Cortino in questa, visto insomma tutti i belli acquisti che siete riusciti a fare. Grazie. Vedremo quest'anno. Dipende sempre dal girone che andremo a fare, insomma, perché tutto dipende dal girone. Abbiamo un paio di colpi, adesso non li voglio anticipare, di seconda categoria, che daremo nella raffica finale. Davide, questo girone, queste squadre, c'è anche il tuo Campi qui. Sì, infatti approfitto per salutare un mio carissimo amico, una persona che stimo tantissimo, che è il presidente del Campi, Francesco Franco D'Isidoro, e posso augurare al Campi le migliori fortune, perché comunque una parte di cuore è lì, e quindi
Però è normale che, non essendo ancora usciti i gironi, fondamentalmente, ancora è chiaro che se si potessero evitare alcune squadre, penso sarebbe importante, però se dovessero capitare le squadre più forti nello stesso girone, sarà comunque un girone competitivo, comunque bello, nel senso che è normale che quando si affronta comunque il Campli, è normale che per me sarà una bella emozione, non posso negarlo, insomma, può anche ritrovare il presidente, sarà comunque una bella emozione. Sicuramente, vedevo la grafica, insomma saranno tante belle squadre, certo. Perché conosco tante realtà, Lusacco Orropoli sicuramente farà una bella squadra, Real Castelnuovo, Real Castellalto, la stessa Poggese, con l'atterrato Piero Marietti è venuto bello carico lunedì scorso, il Campli si sta rinforzando, anche la Castrum, Cellino ancora non si è scoperto ma sta facendo ottimi colpi, quindi sarà un campionato sicuramente competitivo, anche quello di quest'anno. Partiamo adesso con le domande, se ne arrivano altre da casa, Pietro puoi mandarle in qualsiasi momento. Allora, per Davide Gentili, dopo il grande campionato dello scorso anno, migliorarsi significa andare in prima categoria? Beh, non soltanto, migliorarsi nell'organico, migliorarsi nell'ambiente, e poi anche, sì sicuramente, perché se l'anno scorso sei arrivato ai playoff e perdi la finale con un calcio di punizione al 90esimo, è chiaro che un miglioramento è anche arrivare sicuramente in prima categoria. Allora, per il presidente, domanda arriva da Andrea Marcangelo. Un ragazzo del Casemolino, credo, sì. Un nostro amico che ci ha aiutato anche quando avevamo fatto la trasmissione in diretta dai campi. Al presidente volevo chiedere, con il bel mercato che hanno fatto, l'obiettivo stagionale è la vittoria del campionato o la medio-alta classifica? L'obiettivo nostro è vincere il campionato, è inutile nasconderci, insomma, poi... Ripeto, dipende dal girone. L'avete centrata già lo scorso anno, poi lì è una questione. Siamo arrivati quinti, insomma, diciamo, sì, secondo il Lions si candida. Esatto. Proveremo a vincere il campionato. Okay. Va benissimo. Allora, poi ancora per Davide. Come la mettiamo con le strutture? È definitiva la scelta di giocare a Teramo? Abbiamo già parzialmente risposto. Il Cortino, se non mi sbaglio, storicamente giocava lì, adesso da qualche anno sì, è impossibile giocare. È impossibile, quest'anno andiamo a questo campo che è appunto la Cona e penso un grande passo avanti sicuramente per chi gioca e anche per gli spettatori. Per il legame con il piccolo centro di Cortino è rimasto con la comunque, dirigenza, sì, con parte dei giocatori che sono lì? Sicuramente è rimasto lì, tant'è vero che la presentazione della squadra quest'anno la vogliamo fare, pensavamo anche di rifarla al Cortino, ancora siamo un po' indecisi. Che mi seguono ancora. Sì, 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 sì. Un nostro dirigente, nonché il fondatore, diciamo, di Cortino, quindi portiamo in alto comunque la bandiera di Cortino, poi è chiaro che ancora dovrò entrare nelle dinamiche. Ecco, fondamentale però per la società tenere vivo questo rapporto. Assolutamente sì. Con il piccolo paesino, sì. Che non so quanti abitanti ci siano ancora adesso, quasi pochissimi. Però è importante, insomma, questo legame che dà il nome alla vostra, al vostro, certo, sodalizio. Certo. Ancora per il presidente, come farà mister Di Tommaso a far giocare insieme Di Fazio, Triponi, Di Stefano e Zacchei? Bella domanda. In effetti ogni volta che vedevo attaccanti, ma due ce l'avevate già forti, quindi... Sono stati, diciamo, concordati con il mister, quindi sarà a suo compito questo. Questo è importante, perché esatto. A volte l'entusiasmo della società, soprattutto quando si parla di attaccanti, fa arrivare atleti non... in comunione con la guida tecnica. Sono state concordate con l'allenatore chiaramente questi acquisti, poi ripeto, la squadra è quella dell'anno scorso con delle piccole aggiunte, anzi il mister adesso stiamo contrattando, l'ultimo che il mister vorrebbe è un centrocampista, adesso lo stiamo valutando, però le risorse sono poche e quindi
vediamo. Si farà il possibile. Di Tommaso vuole fortemente questo centrocampista, lo stiamo... Il nome è già... Non c'è il nome, c'è è l'ultimo colpo che forse faremo a giorni. Dipende dal girone soprattutto. Dipende magari solo dal girone. Ma che strappate quello del... No, no, assolutamente, no, non è nelle mire del Cortino. Allora Davide, di quale acquisto sei più orgoglioso e come vivrai la sfida col Campi? Questa è già un parte dei risposti. Guarda, io come il papà e la mamma sono orgoglioso di tutti gli acquisti che per quest'anno, tutti gli acquisti che faccio, ma anche dalla riconferma degli stessi giocatori che comunque ho avuto modo di parlare petto a petto, diciamo. E sono orgoglioso sicuramente della squadra, la cosa che mi ha fatto piacere è avere aver sposato il totale progetto anche con la società. Però sono orgoglioso di tutti gli acquisti e di tutta la squadra che ho fatto fino ad ora. Ultima domanda anche per il presidente, 10 secondi che siamo in chiusura. Qual è il derby più sentito dalle vostre parti? Ti chiede un tifoso. Ma l'anno scorso, nel girone fatto perlomeno l'anno scorso, era con l'Ornano, la squadra che adesso non c'è più. Quindi quest'anno forse col Castelnuovo, io abito a Castelnuovo, probabilmente sarà con il Castelnuovo, rimanendo sempre nel girone, dipende sempre dal girone che andremo a fare. Dovrebbe essere così. Allora, arriva un papà, riportaci il coccodrillo, Greta, Tommaso e Bea, avevo promesso di salutare i miei figli e li saluto, Greta, Tommaso, Bea, mia moglie, che è sempre fondamentale per tutto quello che faccio. Di essere gentili, qualche rimpianto in questa prima campagna acquisti? Assolutamente no. Forse inizialmente, non avendo preso un giocatore, anche perché trattavamo anche noi, però ci siamo consolati in maniera... Vengono fuori anche sì, i duelli. Sì, vabbè, nel mercato funziona c'è così. C'è anche Luppelli, penso. Ah, che... sì. No, però parliamo di rimpianto, forse. Okay. Parliamo di rimpianto, forse Remo è stato quello più che noi abbiamo trattato, però in realtà, quando abbiamo poi avuto l'opportunità di prendere Grondona, più soddisfatto di prima, realmente. Inizialmente è stato un rimpianto, però poi esattamente Grondona sicuramente più soddisfatto di Copertina, il minuto di apnea e poi andiamo ai saluti finali, siamo in chiusura. Rapidi, in eccellenza, Spoltore acquista il difensore Filippo Di Pentima dal Francavilla, il capistrello, gli attaccanti Orlando Aquino e il centrocampista Alessio Giustini, due ottimi colpi per il capistrello, e il delfino Flacco Porto, esterno di attacco Giacomo Calderaro, come ci ha annunciato il suo procuratore Paoluzzi. In promozione abbiamo già parlato di Fontanelle e Tosticia, scendiamo in prima categoria, il Casoli acquista l'uruguaiano De Lazzari, Serie B uruguaiana, Alessandro Di Marco, ex Giuliano Annunziata, e ritorna Davide Romanelli, no, classe 96. Andiamo adesso in seconda categoria, i due colpi di cui parlavo prima. Il Gagarin acquista l'attaccante Exxon Codrali, ex Lions Villa e Montaurei, sorride il presidente che lo conosce bene. Campi invece acquista l'attaccante Elia Di Frischia, altro bomber conosciutissimo in queste categorie. La Poggese ha presentato il nuovo allenatore Pierluigi Di Giuseppe, e in terza categoria il Teramo Stazione continua la sua roboante campagna acquisti, torna tra i pali il forte portiere Mario Polidori dopo qualche anno di inattività. Era l'ultima notizia di questa puntata del Pallone sotto l'ombrellone, che si ferma per la settimana di Ferragosto. Torniamo lunedì 20 agosto per le ultime due puntate, lanceremo a breve un sondaggio che vi chiamerà in causa, vogliamo sapere dal nostro pubblico categoria per categoria chi sarà secondo voi, chi è stata la regina del mercato. Adesso salutiamo i nostri ospiti gentilissimi, anche molto competenti e bravi. Il direttore sportivo del Cortino Davide Gentili, grazie a tutti, in bocca al lupo Davide, grazie per l'invito. Questa esperienza sportiva vissuta così un bel carico emotivo di grande attesa, e anche in bocca al lupo e un ringraziamento al presidente della Lions Villa Massimo Mantini. Grazie per la bella serata, grazie per l'invito. Non li possiamo augurare di vincere perché si scontentano le altre squadre, ti auguriamo di vivere una bella stagione con grande entusiasmo e grande serenità e felicità.
L'appuntamento con voi è a lunedì 20 agosto. Buona serata a tutti gli amici del Pallone Sotto l'Ombrellone.